Ed eccoci qua, come ogni estate al mame, che per ora sono solo due, c'è il momento Fatal Fury. Adesso basta. No, già sto capello, ma stufato. Ok, oggi giochiamo al 2. L'anno scorso abbiamo fatto una grande performance, ho fatto quasi 1 CC il primo, se non fosse che ho perso contro il pugile con come si chiama? Michael Max, quello che lancia i tornadi. Vabbè, comunque Fatal Fury 2 è il grande seguito del mitico Fatal Fury 1. Fatal Fury 1... Garou Densetsu, ovvero la leggenda del lupo affamato, anche se Garou è lupo e Densetsu è leggenda, affamato non so dove l'hanno visto. Era una specie di, si può dire, seguito spirituale del primo Street Fighter, come avevo già spiegato nell'episodio dell'1, perché sempre dallo stesso director, Takashi Nishiyama, ovvero Piston Takashi, che era il suo nickname, no? Perché alla fine era un... Fatal Fury 1 sempre, un picchiaduro come io li chiamo, basato un po' più sul single player. C'è il multiplayer ovviamente, però potevi scegliere solo i fratelli Bogard più Joe Higashi, quindi tre personaggi, e andavi a fare una specie di arcade cooperativo, perché se il secondo player entrava, era un 2 contro 1, contro tutti questi avversari non selezionabili, quindi è una specie di avventura da fare insieme. Io mi ricordo ci giocavo con mio fratello su Mega Drive. E un attimo apro la chat perché già ho visto che la gente si connette. Quindi... Eh sì, invece il 2 è più multiplayer perché abbiamo un roster già più corposo. E poi ci sono anche dei boss non selezionabili. Mi sa che nella versione console sono selezionabili pure i boss. Adesso non c'ho presente. Forse per Mega Drive. Vabbè, io mi ricordo dove ci giocavo. Che, dove ce l'avevamo. Ok, gestore streaming. Dov'è la chat? È qui la chat. Perfetto, ho la chat sotto mano. Che dire, il 2 siamo nel... aspetta, fammi aprire il gioco. Voi vedete il bezel, ecco, siamo nel 92, non c'è scritto, ah sì, c'è scritto sotto, comunque mi ricordavo, c'è la prima apparizione di Mai Shiranui, poi adesso spieghiamo bene i vari personaggi che incontreremo. Allora, il gioco l'ho testato, perché si parlava di testare giochi, no? L'ho testato ieri notte perché non prendevo sonno e l'ho finito, quindi ci riusciamo a finirlo. Non modifico nessuna difficoltà. Cambio solo il bezel perché questo è quello ufficiale, mi piace molto. Però non possiamo giocare così, non si vede. Poi ce ne sono vari, c'è cioè tipo l'upright. No, vabbè, noi giochiamo con lo standard 4 terzi e giochiamo a Fatal Fury 2 dell'SNK. Classico ROM check, spero si senta tutto bene. Poi la storia ve la spiego, vabbè, poi mi sa che lo dice qui. Il ritorno dei due fratelli Bogard con Joe Higashi per Fatal Fury. Esatto, Fatal Fury 2, Garou Densetsu 2, quindi la leggenda del lupo affamato 2. Ecco, già subito una dimostrazione, prima apparizione di Mai Shiranui. Quando ancora era abbastanza sobria, comunque non era male il design, anche che poi avrà sulla serie Real Bout Fatal Fury, non male. Jubei Yamada, judoka, anche lui ha insegnato qualcosina a Terry Bogard, ho letto, poi sono delle curiosità molto interessanti. Io mi abbasso un po', pensavo ci fosse un intro migliore, però noi giochiamo. Allora, non lo farò subito alla prima botta e perderò continuamente, però ci si diverte. Vediamo il tutorial. Vabbè, solita storia, ah. Quattro tasti SNK Neo Geo, quindi C-Strong Punch e D-Strong Kick. Non mi ricordo come si cambia lane, perché come nell'1 c'è la novità che è basato su due lane. A e B, però io l'ho fatto l'altra volta. Ah no, C e D è lo Strong Attack che lo manda dall'altra parte. Io chiaramente prendo Terry Bogard, no, ma adesso non mi sta scomodo il cappello. Let's go. E posso selezionare il primo avversario. Io partirei con un mirror match, giusto per scaldarci. Terry Bogard, grande personaggio, uno dei miei preferiti di sempre, come ho già detto sicuramente anche nel primo episodio su Fatal Fury. Mosse veramente incredibili. Ecco,
come si chiama? Il crack shoot, la power wave che mi ha contestato. Rising Tackle. Ecco, che è l'unica mossa a carica di Terry Bogard. Ecco, sapevo. Perfetto, è andata molto bene, perché già ho visto delle titubanze perché sto registrando, però adesso appena entro focussato, come si dice, entro concentrato, non dovremmo avere problemi. Mi piace la skin secondaria di Terry Bogard, che ha quei riflessi rossastri dove c'era l'ombra, non so se è voluto oppure se sono scordati c'è il cambio di lane, uso il Rising Tackle. E questo già è un picchiaduro classico, perché se il secondo giocatore entra, non ci ho provato, ma non si andrà due contro uno il computer, ma sarà proprio un incontro versus. Quindi dal 2 diventa proprio un picchiaduro tranquillamente fruibile multiplayer, con anche un discreto roster, con bei personaggi. Comunque sono belli i picchiaduro. Ah, vedi, dal Pao Pao Café c'è Richard Meier che ci osserva. Per chi sa la lore di Fatal Fury, comunque ve la dico io. Big Bear, anzi, perché Bear sembra. È quello che nell'uno era Raiden, ovvero uno sgherro di Ghisawad che abbiamo sconfitto. Però questa è una sua nuova versione. Qui è sempre lui, sempre Raiden, solo senza maschera. Anche lui non bisogna andargli troppo vicino e non bisogna tirare a muzzo niente, tipo come ho fatto adesso. Lui c'ha questa manata incredibile. Poi con Rising Tackle noi riusciamo un attimino. Ai 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 ai, vediamo se riesco. Oh, perfetto, a fargli la presa prima di lui. Oh, sta andando anche troppo bene, è incredibile. Ieri su di lui ho perso un sacco di volte, anche sul primo incontro. È molto gustoso, molto gustoso. L'esperienza di ieri notte mi ha forgiato. Se vi ricordate, io l'uno lo finivo con una specie di, cioè non è una gabola, c'era un trucchetto che se tu colpivi nel momento in cui era vulnerabile il personaggio, in che senso? Tipo quando si trasformavano o in altre situazioni, la Power Wave entrava e toglieva un sacco di vita, proprio in un momentum particolare. Qua funziona simile, per esempio hanno un momento quando i personaggi sono in wake up, cioè si stanno rialzando. Userò dei termini tecnici. Tu lanci la Power Wave e se la becchi proprio mentre sono standing, loro la prendono, almeno il computer, non sempre, perché dopo più avanti si parano, perché se loro si rialzano senza tenere la parata, prima apparizione di King Kong, grandissimo, poi storico, anche uno dei miei personaggi preferiti che poi utilizzo anche su King of Fighters. Un giustiziere del Taekwondo, anche lui bisogna stare molto attenti. Vedi, l'ho colto un counter. Oh, oggi sta andando da Dio, ma per la prima volta in diretta sta andando meglio che. Vabbè, che ieri ero mezzo addormentato, ero qui tipo in mutande alle 3 di notte. Però ho detto, ce lo voglio giocare a Fatal Fury per vedere. E poi ho detto, sai perché lo porto proprio oggi? Lo scoprirete nel finale del gioco. Ah, non sono riuscito a punirlo. Poi ho scoperto che il calcio forte di Terry Bogard in verità ti risolve un sacco di questioni. Però adesso non ne abusiamo. Dobbiamo stare molto attenti.
Ecco, questo mi ha colpito con un cross-up sicuramente, perché io l'ho imparata alta e tutti gli attacchi alti sono medi in tutti i videogiochi, quasi tutti i videogiochi. Dico quasi perché ci potrebbero essere delle eccezioni. Però mi ha colpito comunque perché mi ha colpito nella schiena, quindi un cross-up che era una di quelle meccaniche, poi meccaniche nate come bug ma diventate feature, però ci sta, cioè nel senso, alla fine mi colpisci dietro, vedi, io lo punisco. Lo prendo, ecco, stavolta ho tirato io il colpo. Oh, Rasin Tico addirittura intercettato. Perfetto. Con pazienza si riesce a portare a casa. Volevo dire una cosa. Intanto che c'è sta call. Terry Moves volevo cercare perché sono sicuro che quando brilla la barra vitale, sì, la barra vitale. Ah, allora, Andy è in Italia, non si sa perché, e siamo a Venezia ufficialmente, ho letto sulla guida ufficiale. Però è Venezia con tutte le caratteristiche, cioè c'è tutta Italia praticamente, c'è la Torre di Pisa, la Galleria di Milano, poi c'è Terry Bogard nello sfondo anche se sono qui, c'è anche Mai Shiranui intercettato con Rising Tackle. Quanto mi piace Rising Tackle, una delle mie mosse favorite di Terry Bogard. No! No! Niente, mi ha colpito in counter, bravissimo. Ah, la Desperation Move è quella solita, infatti è la Power Gazer, però ieri ho provato a farla senza vedere la guida perché ho detto, tanto se non le conosco io le mosse di Terry Bogard, chi le conosce? Il Shoryuden. Perfetto. No, qua è doppio KO, non me lo dire. E quindi chi ha vinto? Si rifà. Ah, B più C, ecco perché non mi veniva la Desperation. Devo fare B più C. Però se te mi fai quello scoperto non ti puoi lamentare. Quel colpo che dà Terry Bogard nello stomaco che l'ho appena fatto è quando l'avversario è vicino, sono diciamo le target combo che ce l'ha anche su Smash Bros. Perfetto, mamma mia. C'è Tang Furu con il motorino dietro e c'era anche sullo scenario di prima, mi sono scordato di dirlo, ma si vedeva in giro. Burnacle, Buster Throw, Crackshot, ma il Crackshot non si fa così, vabbè. Vedi? È un blow molto potente. Bravo. Bravo, fammi questa. Bravissimo. Vedi, errore mio lanciare una bolla così vicino. Choreppadan. No! Fregato così. Ah, si rifà tutto con. Ah no, era finita, perfetto. Quindi prima sconfitta questa. Vabbè, pazienza, stava andando fin troppo bene. E anche per vedere. Ah, non sto guardando la chat. Buondì chiunque siate. Poi scusate di nuovo l'assenza perché questi giorni sono stato anche male. No, stavolta me l'ha parata.
fatto gli esercizi e pensavo di star male, però questo episodio lo volevo portare. Se no qui non si va. Dai, mi ha colpito in counter, bravissimo. Proprio perché B e C è scomodissimo. Vedi, questo blow. No, sto giro massacrato. Volevo provare a fare la Power Gaze. Qua ancora non c'aveva il Buster Wolf, grande mossa storica dei Terry. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok. Poi dopo i boss finali c'hanno tutto un loro trick. Non vi faccio vedere poi. Comunque oggi lo volevo prendere abbastanza con calma, perché ieri ci ho messo un po' a finirlo, però ho detto dai, lo voglio portare comunque anche ci mettessi un'ora. Mi sono divertito, comunque anche altre nozioni possiamo dire. Che questa è una serie precursore di King of Fighters, infatti Fatal Fury 1 si chiama, cioè il sottotitolo King of Fighters. No, infatti meglio non lanciare niente. No, no, ma cavolo, mi ha preso così. Pensavo di vincere io, invece. Fratello di Terry Bogard, Andy, che non so perché si è trasferito in Italia, non so, la lore, non si sa, c'è scritto, vabbè. No, ma ero imparata. Vedi? L'ho colpito in cam, cioè nel momentum preciso e l'abbiamo sconfitto. Bonus stage qual era? Già mi sono scordato. Ah, quello che arrivano dei piloni, no? Ma qua io non ho capito una cosa, adesso vi faccio vedere. Che tra l'altro è lo stage di Joe Higashi questo. 1, 2, 1, 2, 3. Poi vedi, te sai che con A e B cambi lo. Ok, adesso me l'ha fatto. Ieri sera no. Te pareva? Vedi, non mi. Ah, boh, ieri non mi faceva con A e B, strano. Ho visto che ti puoi anche camminare accucciato. Vabbè. Ah, lui, nuovo personaggio che fa il Tai Chi e si era iscritto per il denaro, cioè è scritto perché lui è molto molto avido. Allora, bisogna stare attenti anche lui, eh. Che lancia queste bolle strane. Poi con la mia tattica. Ecco, no, anzi, ecco appunto.
No, è imparata, perché? Oh, lo prova a fare. Non so perché non. Il power gaze, dai. Giusto per provare. C e B, no? Era con C e B? Eh sì, B è questo, C è quello. Perfetto. Sempre preso in counter con il Rising Tackle. Musica è fighissima. Poi non ho detto una cosa, che anche lo stage del treno, quando facciamo il mirror match con l'altro Terry Bogard, no? Quello era un tema classico di Terry, che poi mi sa che è stato messo anche su Smash Bros, se non sbaglio. E molti, per evitare il mio Rising Tackle, cambiano lane. Perfetto. Tutto con attacchi potenti, perché Terry Bogard si difende abbastanza bene su questo ambito. Oh, sempre a parte Andy, stiamo andando molto bene. Sono contento, almeno non dura un'eternità. Ecco, Mai Shiranui, prima apparenza. Quindi c'è anche un po' il trucco, no? Come dire, un po' alla giapponese, no? Sempre ninja, chiaramente, dello stile Shiranui. Poi diventerà la ragazza di Andy Bogard. Ryu e Enbu, già le mosse clave. Quanto mi piace sto scenario qui, che poi lei può, tipo Vega, usare lo scenario. Lei può, esatto, rimbalzare su quelle asticelle, dove c'è il kanji di fuoco, se non sbaglio. I giappofili mi potranno correggere. Perfetto. Perché Rising Tackle c'ha sti frame di invincibilità assurdi, che appena parte non ci sono cavoli. Doppio kanji di fuoco, perché sono due. Ok, possiamo rifargliela. Nissatsu Shinobi Baci, ecco, mancava una mossa tipica. Ma distrutta dal Barnacle, una delle mie mosse preferite di Terry, grande. Ok. Here comes the Stormy Man, grande, Joe Higashi, che quando nella serie poi King of Fighters loro tre sono tutti nella stessa squadra, Terry, Andy e Joe. In Joe bisogna stare attenti. Comunque, se avete visto, alcuni scenari non sono doppi, adesso non ho
elencato quali, ma si capivano, tipo quello di King Kampuan. Ho sbagliato tasto. Oh, la, il Tiger Nini, no, come si chiama? Ai 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 ai. Questo per esempio è doppio. In alcuni scenari, quindi sono scenari doppi come questo, scenari a linea retta come quello di Kim e quale altro era singolo fino adesso, non mi ricordo. Oppure ci sono scenari singoli dove però nella seconda lane c'è un pericolo e ancora non li abbiamo visti. Giustamente mi vince con quella. Però con questo no, mi dispiace, Joe. Dove che tu con l'attacco con C e D, che è lo strong attack che porta nell'altra lane. Non l'ho mai usato ancora, sinceramente. Quale, vediamo Terry quale c'ha. Tipo questo sarebbe, ok. Ops, ho sbagliato. Ottimo. Ah, infatti mi chiedevo se ce l'avesse quella. Addirittura target combo più standing strong punch massacrato. Incredibile. Comunque buondì chiunque ci sia. Oggi c'è poca gente, cioè come al solito. Poi vedi, non ci sono tanti video tra un incontro e l'altro, c'è solo all'inizio che dal Pao Pao Café c'era Richard Mai, insomma gli aficionados di South Town guardavano le imprese di Terry in tutto il mondo. È vero, perché a differenza dell'uno, noi qua facciamo, giriamo il mondo. Qua lui c'è scritto che è stato un maestro di Terry anche, ma non lo so. Ma lui ieri mi ha fatto smattì perché lancia sti biscotti che danno un fastidio, guarda. Però non tolgono tanto, però lui fa ste prese de Dio. Guarda che roba, tutte command grab. Poi soprattutto se sta... No, fammi cambiare scenario a me stavolta, che sennò... Niente, lui fa ste command grab incredibili. Adesso ci sarà un po' da smadonna, ma non è l'ultimo, è lui, perché con lui finiamo il roster base, poi ci sono i quattro boss finali, quindi non c'è rimasto tantissimissimo. Io di solito attacco quando cambiano scenario, però... Oh, perché non... Oh, no. Presa in aria, ovviamente. No, per favore, basta. No, ero stordito, niente. Vabbè, Yamada ci ha distrutto. Però fattibile, per carità. Io vi consiglio, adesso perché mi sono ricordato chi è il boss finale, ovviamente. Vabbè, famosissimo, neanche a dirlo chi è. Di guardare, io ho visto dei cartoni animati di Fatal Fury, degli OAV, cartoni animati è riduttivo, sembrano. Vabbè, però sono cartoni animati. Di Fatal Fury veramente belli, disegnati da quel designer che adesso mi sfugge il nome, che ha fatto anche Gokaiser, quello picchiaduro sempre, che è lo stesso designer anche di alcuni anime hentai, perché no? Però è fatto famoso anche per Fatal Fury, chiaramente.
No, l'avevo previsto, ma non ho potuto fare nulla. Come si chiama quel disegnatore lì? Molto figo. Vabbè, non mi viene. Sono concentrato. Comunque, vabbè, cercate Fatal Fury o AV, guardate chi l'ha fatto e tutto quello che ha fatto. Che uno racconta la storia dell'uno e uno del due. Perfetto. E una è fatta. Oh, non stiamo dicendo la cosa più importante. Esce un nuovo Fatal Fury, cioè, della serie principale. Cioè, perché uno dice, ma che senso. Io mi sono chiesto, che senso ha fare un Fatal Fury se su King of Fighters ci sono tutti i personaggi, no? Boh, non lo so chi sarà il target e chi ci giocherà, però. Perché dici, perché devo giocare un picchiaduro che poi mi sa che c'ha lo stesso motore addirittura di King of Fighters? Cioè, io l'avrei fatto a sto punto un po' diverso da King of Fighters 15. Invece pare che lo sprite, non dico che è riciclato, non è lo sprite, il modello poligono, non dico che è riciclato, ma. È molto similare. Cioè, Terry Bogard in versione Wild Wolf, quindi con la giacca da aviatore, perché dopo la serie Fatal Fury abbiamo la serie Real Bout e poi c'è Garou Mark of the Wolf, che è una specie di After Years di New Generation, insomma il cambio di generazione col figlio di Geese Howard, eccetera eccetera. E questo è un nuovo capitolo, sono super curioso, però io voglio che abbia delle meccaniche tutte sue, che magari c'ha le doppie lane come questo, insomma, che non sia una specie di, no, mod di King of Fighters 15, però insomma di un rip-off con gli stessi sprite di, e le stesse meccaniche di King of Fighters 15, però solo personaggi di Fatal Fury. No, no, io voglio qualcosa che mi dia queste vibes, no? Tanto quello scenario del bonus stage è un po' una prediction di quello che ci sarà dopo, come è successo prima. Questo è lo stage di Londra, perché noi vediamo degli ingranaggi, quindi noi deduciamo siamo sul Big Ben, anche se non so se è più l'alto, è così in basso rispetto a London Bridge, non credo, però bellissima prospettiva, uno dei scenari più belli secondo me è questo. E chi si affronta in Inghilterra se non Billy Kane, che è tornato a romperci le balle? Ah, però prima c'è questo video. Fai così, c'è un tizio misterioso e dice questi sarebbero i campioni del mondo e li ha colcati, però torna con il bastone a tre sezioni, il grande Billy Kane, che si è alleato con questo nuovo boss misterioso che sta sconfiggendo tutti i campioni del mondo, no? Però lui tocca stare molto attento, l'ho fatto un po' a fortuna, ieri. Lui molto di pazienza. Lui ci starò un pochetto, eh. No, ho sbagliato, quindi quando fa quella io faccio Rising Tackle. Poi volevo provarlo a buttare sugli ingranaggi con C e D. Che secondo me, dai, proviamo, magari risolviamo la questione. No, lui quando fa così è super difensivo. Poi intanto. Aia, ma ci ha buttato lui. Lui, vedi, lui colpisce a manetta senza tregua. Troppo vicino sono stato. Addirittura così. Ma
Devo insistere, no, un secondo. Però ieri l'ho battuto col tempo. Ieri ho avuto molta fortuna, evidentemente. Il bastone a tre sezioni comunque è un'arma cinese, no? Io non l'ho fatta, però potrei averla. Cioè, avevo l'occasione, magari. Perché comunque qualcosa gli si fa. Tanto io non c'ho fretta, eh. Tanto io non posso attaccare se lui mi fa così. Cioè, guarda che roba. Guarda come insiste. Sì, perché non ci ho aspettato 30 secondi, ho voluto esagerare. Guarda quanti colori c'ha quella sfera del riflesso. Io no, mi piace notare queste cose. C'ha il bianco dell'highlight, poi guarda qu quanti gradienti fino all'oscurità. Poi non c'ha una controluce, io l'avrei messa. Ci sta? Io posso colpire, ok, ho capito. E io posso colpire, no. Lui fa la presa, lo sapevo. È mio errore. Mio errore parte 2. Va bene, dai, c'è il final round, non vi preoccupate. Mi roga che non ho fatto manco un power gaze, cioè non mi viene. No. Basta, eh. No, pensavo fossi ancora. Ho tanto cuore, arrivo subito. Arrivo subito. No. È il prototipo di Axel Low, non ci avevo mai pensato, sinceramente. Ai ai ai. Niente. È vero, perché comunque sempre stile UK, bandana, chissà, però, e si allunga sempre, è vero, sempre uno zooner comunque che va a insistere, a infastidirci con queste armi. Non lo so, magari sì. No, non era ancora carico. Volevo provare il crack shoot, no. Madonnale errore. No, giocare aggressivo non serve a niente.
Niente, le voglio provare perché. No, perché a volte fa la taunt? Non capisco. Aia. Era meglio non insistere, era meglio non insistere. Questo è il primo dei boss. Sì. No, chissà se quei ragazzi di Guilty Gear di Arc System avevano voglia di un personaggio stile Billy Kane e hanno fatto Axel Low. Ma alla fine, quanto arriva? Aspetta che sto vedendo che. No, ormai avevo saltato, quella lì lo rende invincibile. Però con dei calci volanti a distanza giusta. Ho letto, un attimo. Questo tipo sembra una di quelle prove talk show durante sotto pressione praticamente. A quale Samurai Showdown hai giocato? Ah, il secondo. Che è l'ultimo con la grafica, con gli sprite vecchi. Dopo dal 3 in poi c'hanno sempre gli sprite grossi evoluti, diciamo. Però il 2 è bello, è un bel compromesso. Perché dopo, secondo me, hanno messo dei personaggi un po' brutti. Infatti in quello 3D nuovo hanno rimesso, secondo me, solo quelli belli. Aia, è arrivato un pacco. Vabbè, no, mio fratello, ok, dopo lo prenderò. È di fuori, va bene. Infatti, ci avevo pensato di portarlo anche un Samurai Showdown, solo che è difficile finirlo a level 4. Ricordiamo anche questa cosa, il level 4 scritto sotto è il livello di difficoltà della scheda, che sono 8 switch. Se tu lo switchi fino a livello 4, vuol dire che il livello sarà quello, ecco, sbagliato. Aia, 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 quanto insiste. Su Fatal Fury 1 poi c'era un trucchetto per Billy Kane. Che lui perdeva il bastone a una certa. Ok, se non mi intercetta. Sì, Cham Cham, è vero. Un po' la Mu, una fusione tra la Mu e. Perché era verde con questo. E Felicia, sì, esattamente, di Darkstalker, assolutamente. Ok. A me piaceva, se adesso dico che mi piace, giusto?
Ukyo Tachibana è sempre stato il mio preferito, che c'ha questa appunto la spada tipo Zatoichi, no? Che estrae al momento, questo stile di Swift, come si chiama, che estrae al momento. Ah, io Billy c'ho tutto il tempo che vuoi, eh. Se no mi piace molto anche Jubei, che poi non so se è un personaggio storico, perché l'ho visto in diverse cose, che c'ha appunto Katana e Wakizashi, fighissimo lui, c'ha un moveset veramente figo. Bravo, fai tutte ste mosse, ma tanto io che ti posso fare? Loro hanno sti step che solo loro possono fare, secondo me, perché... Ma non fa più quella che salta. Eccola, l'ho chiamata. Poi mentre roteava non ho attaccato perché sennò sicuro ci perdevo io. Dai, dai, punzecchia per altri 6 secondi. E che vuoi da me? Sempre così, Billy Kane. Gaiman che era quello lì col pugno. Esatto, che infatti sembra un botto lui. Qua intanto... Ah, è vero, guarda, Krauser sta battendo... c'era Duck... oddio, King Duck e Tang Furu. Esatto, secondo me sì, cioè nel senso questo... Mi ricordo lui col pugno che era esplosivo, lui era figo. Oppure tipo Earthquake, bellissimo. Ah, lui... Ok, qua bisogna stare super attenti, eh. Se non in quelli più avanti c'era quel mostro gigante. I personaggi nuovi non c'ho presente come si chiamano troppo. Ai ai, lui ieri ci ho messo parecchio, bisogna stare molto attenti. Comunque Overwatch, comunque questi giochi nuovi hanno preso parecchio, secondo me, anche a livello di skin. Molta ispirazione ai giochi di una volta, perché tanto... Soprattutto League of Legends. League of Legends c'è una skin di, un di vari personaggi, tipo una è Strider, per, di, come, di Talon, mi pare. Perché poi League of, adesso faccio un piccolo... League of Legends è uno di quei giochi, appunto... Dove ci sono tutti questi artwork di artisti coreani bravissimi, tra l'altro, o cinesi, insomma. Però dove copiano vanno ad attingere a dei design già visti, tipo Zhao Yun, no scusa, come si chiama? Uno copiato da Dynasty Warrior, cioè, vabbè. No, se fa la presa ho sbagliato io. Quando mi si avvicina troppo devo agire comunque. I disonesti. Ah, Genan è quello con l'artiglio. Sì, adesso non ci stavo pensando. Non so se hai visto High School Girl. No, High School, High Score. Infatti, volevo, perché appunto è un gioco di parole. High School Girl, dove parla di quella ragazza che gioca. C'è tutta poi la storia di Street Fighter, è bellissimo. E tipo il protagonista che quando è uscito Samurai Showdown usava Genan. Poi è bello, un bel anime secondo me perché ti fa vedere proprio gli incontri, proprio come se fosse, boh, non so, è storico. E allo stesso tempo ti fa vedere anche i match qualche pezzo, cioè, che comunque capisci cosa sta succedendo.
No, esatto. Il ring elettrificato. E per War. Questo è il secondo sgherro. Dopo. Questo è il più difficile, secondo me. Dopo è tutto in discesa. Oh, sanno che. Ho sbagliato, stiamo attenti. Oh, perfetto. Addirittura ha solo in inglese l'hanno fatto. Hai fatto bene a comprarlo perché è una bella chicchetta, ce l'hai lì, lo sfogli. E dopo immagino ci siano gli. Non so, poi magari in anime. Rende meglio, però non sarebbe male, infatti. Da noi non è uscito, chissà perché. No. Questa non ci vuole. No, ho sbagliato. No. Totalmente, adesso con calma facciamo Axel Oak. Su X intendi il nuovo Twitter che adesso si chiama X. A me. Da seguire lo era. Com'è l'account suo? No, non riuscivo a fare Rising Tackle perché se ti colpisce perdi un po' la carica che ha accumulato stando giù. Ma l'autore, io perché l'ho visto, mi è piaciuto molto, devo vedere la seconda stagione tra l'altro. Oh, è entrata una pseudo combo, incredibile. E cos'è che volevo dire? Nasce prima come anime, immagino, non lo so perché fa vedere tutti i match. Guarda, questa, quando fa questa, tutta di chip damage ti distrugge. Chip damage, per chi non sapesse, è il danno imparata. Infatti molti picchiaduro quando vinci di chip damage ti mette la C sull'iconcina Twitter. Rei Bara, oh, grazie, grazie mille, dopo me lo guardo. Nasce come manga, ok. E quindi dopo capirai, vanno a nozze, adattandolo ad anime, hanno potuto mettere i gameplay, fighissimo. Oh, massacrato all'angolo. Allora. Vedi, quando salto è perché io volevo fare Rising Tackle, ma ti prende un po' così. Come ho fatto ieri, adesso non ci disperiamo, ripensiamoci bene. Solita domanda di rito, si sente tutto bene? Sì, spero. No, pensavo mi entrasse la presa, invece no. Lo stavo vincendo, mi fa tutte queste mosse invincibili. Cavolo.
Young Ladies Don't Play Fighting Games, dove due ragazze giocano ai fighting game di nascosto in un collegio femminile privato. E questo è uscito da noi? In inglese, ok. Mamma mia, oh, questo ti mette una pressione. Però ho visto che con due calci lo mandi a metà vita, no? Uno glielo fai all'inizio. Se non fa l'antiaerea. Ah, hai capito, hai capito. Addirittura la biografia di Daigo Umehara. Ma fumetti, allora, mi sa che l'avevo letto che lui disegnato proprio così, pure era una fan art. Daigo the Beast Umehara. Però, boh, sì, dici che non è il top. Devo cambiare strategia usando il calcio che... No, è troppo lento. Troppo, troppo lento. Uff. La pazienza. Come quella. No, ho sbagliato il tasto dall'emozione. Comunque incredibile, tu tiri un attacco a muzzo e lui sa già, ti colpisce. No, torniamo alla strategia basic e stiamo molto attenti. Vediamo con la pazienza dove arriviamo. Mi si chiama dopo Ladies Don't Play Fighting Game, dopo lo cerco. Bene, tutto. Perfetto. Perfetto, perché ha fatto tutti attacchi che erano counterabili. Adesso vediamo di stare attenti. Meno uno. Pensavo di prenderlo in counter con il salto. Oh niente, cioè capito? Sti dash così, mamma mia. Boh. Calma, non ci bruciamo sto final round.
Perfetto, non ci posso credere, non ci posso credere. È stato un bel match, tutto documentato. Pensavo fosse finita. È stata una bella partita questa, dai. Ah, che faticaccia. Perché poi stavo per fare la mossa finale quando si carica. Attenzione, l'ultimo video. Sono andati anche al Pao Pao Café a rompere le palle. E poi c'è lui, Madonna, lui quanto. No, no. No scherzo, no joke. Lawrence Blood e il Matador. Anche qui scenario a singola lane. Poi lui mi ricordo che non ci ho avuto particolari difficoltà. Adesso vedi, ieri ero ieri notte addormentato. Sono andato anche molto. Cos'è sto Psycho Crusher? Già stordito. Ecco appunto, l'ho detto, perfect. Però mi dico, a parte scherzi, questo ieri l'ho fatto quasi subito, perché era l'altro che era un po' problematico. Tanto io sono contro la corrida, quindi muori. Io mi dissocio alla corrida. E chi sei, Vega? Perfetto. Ho visto che ero alla distanza giusta. Sapevo. Ma questa cos'è, una command grab? Non capisco. No. Che sfiga. Oh, bella questa. Ah, ma sono vivo? Eccolo. Cioè, mi ero parato, però lì ho detto cosa faccio, cosa faccio. Poi ancora non ho usato l'attacco con la spadina, che ce l'ha nascosta, capito? Un bifidos. Poi paradossalmente il boss finale l'ho fatto easy ieri, adesso non vorrei portare gaggia. Comunque sono le 3, ce la prendiamo con calma. Oggi vuoi fare una live molto con calma. Ma lui si scansa addirittura così. Dai, ero partito con Rising Tackle. Rising Tackle vince su tutte le scivolate, credo. Questo è forte perché ti butta anche dietro, fatta apposta per lo suo. Per il suo scenario. No! Aia, guardalo! Sapevo. Io ieri notte quando ci ho messo ho cominciato verso le 2 un po', finito alle 3 un po', sì, vediamo. Rising Taku!
No, potevo fargli la mossa che butta dai tori. Vabbè. La Sagrada Famiglia. Tori infiniti, per me dai, giro in tondo. Facciamo di sì. Mi ricorda Sunset Rider. No. Perfetto, intercettato e si va al boss finale, bellissimo tra l'altro. Beh, chi è il boss finale? È il fratellastro di Giz che è arrivato a vendicarsi. No, volevo leggere una curiosità che mi ha fatto molto ridere. Dov'era? Esatto, che lui ha fatto sto torneo per capire. Wolfgang Krauser, il sovrano dell'oscurità. Fa non può rimanere in silenzio se io sono il più forte del mondo. Lui praticamente è colui che ha organizzato la nuova edizione del torneo dei King of Fighters, che sarebbe questo. È di nobili origini europee, fratellastro di Gisauer, potentissimo. Usa l'antica tecnica del Kampfringen, originaria del Sacro Romano Impero. Sentite la sauta che è il diesire, praticamente. Cioè lui c'ha l'orchestra personale che gli suona il diesire. Forse non ero imparata. Ecco, sono connesso alla chat adesso, non so se mi sono perso qualche cosa. La Kaiser Wave, la classica. Ecco, mi ha preso prima lui. Io ieri lui l'ho fatto molto tranquillamente perché gli passavo sotto le pallette. Però adesso vediamo, Kaiser Wave, vabbè, sto a guardare la chat. Kaiser Wave devastante. Giz is waiting for you, cioè nel senso. L'ho fatto tipo la seconda botta, non ci potevo credere, forse perché volevo andare a letto. Comunque lui è anche grande classico boss SNK, c'è cioè la squadra dei boss che sono lui, Krauser e Mr. Big. Come il suo cugino, no, non è il suo cugino, Rugal, c'ha delle gambe assurde quando. No! No, come fa? Dai, è venuto dalla mia parte e mi ha fatto la presa. E stiamo un'ora solo su Krauser, no, scherzo, però. Sbagliato. Oh, pensavo di aver schivato. Esatto, devi pagarli molto bene. Lui mi sa che non è povero, visto il palazzo. Di nobili origini.
Infatti super tamaro, bravo, molto bravo. Conquer the World, manca la U, ci ho fatto caso, vabbè. Però visto che comunque le prende, non è che non le prende. Calcio, questo calcio che funziona sempre, iniziale. Ieri ho detto, ah, ma la Kaiser Wave è così su Fatal Fury 2. Poi ho detto, no, la Kaiser Wave fa tutta un'altra animazione. No, cosa, perché mi è saltato? Oddio, no. Se lì facevo un Rising Tackle, può essere che ce la facevo. La respirazione. Volevo saltare perché ripeto, quando salta così è perché vado su per il, dai, mi cancella lui la carica e quindi non mi fa, sbagliato per fargli la power wave da per terra. Va bene. Oh, ieri ti giuro l'ho fatto subito, non so come, infatti non ci potevo credere, è impossibile. Avevo avuto un sacco di culo. Mamma mia, non ci posso credere. Oh, pensavo di averlo stordito. No, ti prego. Ti prego, Krauser. Abbi pietà di uno stordito. Guarda, spamma le pallette. Madonna, quante ne spamma, oh, quando c'ha la vita rossa. Però devo capire, ho paura che mi uccidesse col chip damage, che sicuro ce l'ha. No, devo cambiare lei, non volevo provare, no, tanto è full screen. È tutto schermo la Kaiser Wave, ciao. Oh, già è finito? Allora, con calma, come ogni boss finale bisogna stare. Però ho fatto più di due, lo volevo portare, sono tanto contento, dai, 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 dai. No, ok, certo, se salto mi intercetta, però se stava già facendo qualcosa, secondo me gli entra l'attacco volante.
No, perché non mi ha fatto... No, non me la fa fare. Però secondo me quando fa quel pugno lì, dopo questo counterà con Rising Tail, solo che mi colpisce sempre prima che parto e mi blocca l'animazione. Va bene. Devo farlo un peletto prima. Due case wave, no, devo cambiare scena, non mi scordo che posso cambiare lane. Però va bene. No, pensavo fosse stordito. Ho sfruttato quella cosa che dicevo prima, che appena si alzano sono un momento vulnerabili. Respirazione della concentrazione. No, ho sbagliato, non volevo. No, no. Mi ha fatto la fuga in tutte le scenario. Tutto lo scenario. Era bella questa, questa era una bella partita. Si avvicina con le combo. No, mi salta per quella roba. New Fortware. Dai, eri stordito. No, 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 no. Questa era bella se la vincevo attraverso la Kaiser Wave, però pensavo potesse colpire. Mi sa che non ci arrivavo comunque, sai.
Però ho capito molto bene, ho capito molto molto bene. Con i suoi pugni lucenti. E chi sei? Soria della luce viola. E tanto mi salta. Eh sì, è vero. Sotto pressione è sempre così. Poi devo vincerne due. A volte mi prende male che... Wave. Oggi non ho fretta, posso stare qui tutto il giorno, ma non vorrei perché dopo il video viene lungo. No, quando mi fa la Kaiser Wave in controtempo mi dà un fastidio. Si può skippare sto pezzo, ah sì. Vedi? No, ho provato a insistere. Io sai che sul Mame non salvo mai, non so come si fa tra l'altro, non so se questo Mame lo ha. No, io sul format del Super Nintendo salvo parecchio. Sul Mame tendo a non farlo, anche perché appunto non... Però ero molto tentato in certi giochi, visto certi giochi veramente belli. Dai, come fa a prendermi da così? Incredibile. Lui dopo quello che fa... Fa quel calcio, fa la presa in automatico e non è possibile però, eh. Dai, l'altra volta Giz alla prima volta, non si sa. Però ti giuro, ieri questo l'ho fatto subito, ma facevo più o meno così. Laser,
Dai un attimo, sto concentrato e voglio provare una cosa. Vabbè, ovvio queste neanche a provarci, cioè, se te la para. Ma ieri come ho fatto in 2 secondi? Mi pareva un miracolo. Forse ero più tranquillo, che dici tante notte, me la prendo con calma. Ma come fa a fare sta presa? Incredibile. Era morto. Ha cominciato lo spam. Sto a 0 del 3, ma quando era quello che controllava la CPU, no? Sai che pensavo il 3 qual è? Perché l'1 ok. Ah, il 3 è quello sì, dopo che è uscito l'Ultimate, che c'era tutti i personaggi. Era senza maschera, vero? Nel 3? Non online, certo. Poi dal 4 che è senza me. Thank you.
Incredibile. Dammi il round almeno. Dopo questa perf, no, niente round. Ero abbastanza vicino per la command grab, chiaramente. Perché non mi fa Rising Tackle? Cosa è che ho capito? Perché se io insisto, cioè nel senso do un pugnetto per fare. Adesso speriamo di aver capito. E poi lo faccio. No, male, 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 male. Ci ho provato. Dai, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Ho capito, ma non è facile. Poi oggi non mangio che sono stato male. Voglio. Oggi salto, basta. Ma no, non lo fate a casa, perché io sono stato un po' male, dopo faccio peggio. No, non so perché mi ha fatto il burnacolo e l'avevo chiusa, ma non definitivamente. Così, umiliato da un pugno basso. Listo? Poi bellissimo. E crolla così. E questo lo butto anch'io via. Ecco, settembre 1, solo per questo l'ho fatto oggi. Diventa il campione del mondo. E questo era fatto al Fury 2. Basito, veramente. Comunque grazie per chi c'è, per chi c'è stato e per chi ci sarà. Si recupera su YouTube. La voglio pubblicare prima della mezzanotte, perché così è il 1º settembre, proprio come il gioco. Dai, sono contento un bel po'. Poi sono stati dei bei combattimenti, cioè mi sono divertito un sacco. Spero anche voi su YouTube in futuro. Invece qua c'è solo il grande tanto cuore, ormai aficionados. No, aficionado uno.
del programma, grazie mille. Comunque, fai sempre compagnia, mi fa sempre piacere. Io anche l'altra volta, quando posso, seguo. Ho visto un pezzo mentre cucinavo della ramificazione delle novel. Dopo c'è anche il paragone con le dating sim. Infatti, ti volevo scrivere un saluto, ma ero impegnato a cucinare. Bene, allora ben venga. Picchiaduro a me piacciono un sacco, però come hai potuto vedere c'è sempre una faticaccia, eh. Però almeno, cioè, magari rispetto a uno bravo, vedi la fatica, non so, magari è più divertente, non lo so. E così. Dai, sono contento di aver fatto anche il 2. Del 92 SNK. Il 3 lo faremo, ma sì, il prossimo anno forse. Io vorrei invece domani, attenzione, volevo portare un episodio a quattro giocatori con le tartarughe ninja, visto che ho visto il film. Sono andato a vederlo anche se per ragazzi, perché mi gasava, cioè insomma, volevo vedere questo stile grafico, infatti era molto carino e tutto quanto, però la storia è molto per bambini. Aspetta, adesso stavo leggendo questa cosa. Insieme ad un collega abbiamo deciso di intraprendere questo percorso difficile di streamare di visual novel. Ma sai che non è male. Però ovviamente tu le streammi e nel senso tanto si... Cioè le scelte le dovete fare voi, non dovete fare mosse speciali, no? Nel senso... Non per dire che è una cavolata, però è tranquillo, è divertente, no? E per forza di cosa ho dovuto rinunciare ai picchiaduro. Vabbè, ma i picchiaduro... sono tosti, infatti c'è un mio amico voleva comprare Street Fighter 6, io ho detto sì, ma compralo, nel senso io sono contento, però tocca starci dopo, lì dopo la gente ti picchia duro in tutti i sensi. Allora, ok, io staccherei perché sono un po' stanco e cioè stanco, adesso vado un attimo a riprendermi, magari mangio qualcosa e ci vediamo spero domani. Volevo, se ci sono dei miei amici facciamo la puntata sulle tartarughe ninja a 4 giocatori arcade, altrimenti non lo so, volevo portare Metal Slug sicuro. Grazie tanto cuore e ci vediamo alla prossima, bom bom bom. Ricordate che questo episodio lo carico entro stasera, speriamo, e ci vediamo. Ciao ciao!